La foto di questo l'hai fatto? Sono la foto con entrambi. Vabbè, bastardi, oggi facciamo il Capitan Nuts by Shake and Vape. Signore e signori, due formati, uno piccolino e uno gigantesco. No, allora facciamo un preambolo. Allora, la Shake and Vape, se non li conoscete, sono nati, conosceteli perché sono dei liquidi che spaccano il culo. Ma soprattutto perché sennò sono dei bastardi. Dillo qua. Sono usciti come boccioni, i boccioni da 250 ml. Poi ovviamente hanno dovuto adeguarsi e fare anche 60 ml. Ovviamente sono aromi da diluire in base VG e PG se volete. Io l'ho fatto solo in VG, sì. Come c'è scritto sul boccettone, perché ovviamente io, essendo un drogato, ho voluto la boccettona perché questo liquido qua è troppo buono. Ma qua dura un avevo giorno. Già provato lo spoiler a Napoli ed era una bomba in casa, veramente veramente buono, sì. buono. Ci sono le istruzioni nella boccia, Ci sono le istruzioni. Falle vedere, scritto. Stefanello, falle vedere. Agita per ottenere. Parlo. Se parlo non agita per ottenere. Vabbè, comunque c'è scritto, leggetelo. Allora, agita per ottenere Shake and Vape. Ah, scusate, dovete aggiungere 175 ml di VG puro, sì, per ottenere appunto 250 ml di 70-30. Va bene, ciao. A nicotina zero. Questo è il formato boccione. Formato il formato 60 ml è il classico il boccino, esatto. È il classico scomposto 20 ml dove dovete aggiungere 30 ml di VG più i 10 con la basetta con o senza nicotina. Avete capito? Bastardi, avete capito? Io vi dico una cosa, sono liquidi della Madonna, perché in qualsiasi prodotto che mettete loro rendono. Al Vapitri avevano i liquidi, li facevano provare anche sulla Orion di Lost Vape, sì, per appunto paragonare il liquido che abbiamo fatto il video, andate a vedere la recensione perché sennò siete dei bastardi drippati sul vostro dripper, sui loro atomizzatori classici da fiera e sulle Orion Lost Vape rendevano tutti in maniera spaventosa. Questo buono. Cosa vuol dire? Che un liquido dove lo metti con qualsiasi coil che ci fai, se è buono il liquido spacca il culo. Se volete ve lo potete mettere anche lì su per il culo. Sì, anche lì è buono. Vabbè, questo è crema vaniglia con torrone siciliano. Roba bella. Signori, devo dire che è buono. Ma veramente, veramente buono. Mi sa di torrone. Ne ho già bruciati almeno 120 ml prima di questo. Al naso è veramente buono, sa di torrone. Lo proveremo su Axial di Mass Mod e Unicorn Inc. Con coil di coil complessa di eBay, Coil Monkey Factory, una Alien Tricore 27+38, che se non è ancora uscita la recensione e se è uscita datela a vedere. Bastardi. Allora, il liquido è veramente una cosa fenomenale, ti avvolge perché è bello zuccheroso, cioè una roba bella piena come piace a noi. Noi potremmo anche svaparlo tutto il giorno. Io sì. Però magari posso capire che magari per qualcuno potrebbe essere un po' pesantino perché è bello forte, no? Però i liquidi a noi piacciono belli forti, belli che si sente. Questo okay? Rende bene in cloud, rende bene in flavor, sì. Rende bene con coil da 0,20, 0,30, come volete. Veramente con una buonissimo. Orion, con una Orion di Lost Vape e con la coil da flavor facevo uscire sti liquidi in una maniera spaventosa. Veramente buonissimo. Buono. Io qua gli devo dare un 9. Anch'io, mi 9 pieno. 9. Veramente 9. Stupendevole. Mi sì, piace, veramente mi piace. Buono. In aspirazione avete questa crema di vaniglia. Sì. E poi tutto il gusto del torrone siciliano. Sì, il dolce del torrone siciliano. Provatelo perché questo qua spacca veramente tanto, signore. Spacca veramente tanto. Non fate i bastardi. Solite cose, seguiteci. Seguiteci. Firmate la petizione. Vaping is not tobacco. Non finiremo mai di dirlo. Perché? Fino al febbraio del 2020. Vi romperemo l'anima. Firmate. Perché sennò siete bastardi. Il discorso è che anche se non firmano, comunque sono sempre dei bastardi loro. Però, nel senso, siete ancora più bastardi se non firmate. Recensiteci su flavorito.it e ci vediamo al prossimo video con l'ultimo fare del bisello. Va bene, ciao.